Voglio mostrarle qual è il futuro delle immersioni in profondità. È l'ultimo modello di tuta a miscela sintetica Helios, pesa oltre 130 kg. E a chi vuole usarla è richiesto prima ancora di iniziare il corso di addestramento di indossarla e compiere 12 passi senza aiuto. È in grado di farlo, capo Bresciero? Sono in grado, signore. Beh, d'accordo. Pur dolendomi di prolungare l'udienza di un giorno per eccesso di zelo, disporrò affinché lei possa dimostrare il suo assunto. Qui, signore. Adesso. Spostati, figliolo, ti spacco la mascella. Capo Bresciere, non mi sembra questa la sede più adatta. Voglio che la commissione veda, signore. Comandante Hanks, la sua opinione mi trova del tutto consenziente. Il pavimento sdrucciolevole impedisce di per sé la dimostrazione. Non ha avuto già abbastanza guai nella sua carriera? La sua presenza e il suo parere non sono graditi. Chi è quest'uomo? Capo Leslie William Sunday, signore. È uscito a nuoto dalla Sello a Lady Golf, restando in apnea 4 minuti. 5, signore. Può restare, Hanks. Bene. È irrilevante. Signori, per tornare alla questione che ci interessa, non è questo il luogo né il momento perché il capo Bresciere... Mi scusi, capo Bresciere, c'è qualche problema? Comandante Hanks, ho passato la mia vita in marina con l'unico desiderio di realizzarmi. Un desiderio però che è costato gravi rinunce da parte dei miei cari. Anche loro hanno affrontato sacrifici. Anche loro hanno sofferto molto per aiutarmi. Se faccio quei 12 passi richiesti, reintegratemi in servizio permanente. Ridatemi il mio lavoro perché lo porti a termine. E torni a casa in pace. Senta, capo Bresciere, il mestiere di un moderno marinaio... Mi perdoni, signore. Per me la marina non rappresenta un mestiere. Le sue lunghe tradizioni durante la mia carriera le ho seguite dalla prima all'ultima. Le buone e le cattive. Ma certo non sarei qui oggi se non fosse per quella più grande di tutte. E cioè quale? L'onore, signore.